Botechino e lenticchie, una tradizione classica che non può mancare sulle nostre tavole. Se prepari questo piatto, ricordati che alla fine della cottura delle lenticchie devi aggiungere uno o due cucchiai di semi di cumino, che hanno la funzione di assorbire i gas intestinali in eccesso, che sono favoriti chiaramente dalla putrefazione dovuta alle proteine della carne. Per quanto riguarda invece il panettone Pandoro, un altro classico, è meglio preferire quelli classici, evitando quindi quelli farciti con crema e cioccolato. Se li tagli a fette sottili e li fai tostare nel forno, con un pizzico anche di cannella, riduci un po' la quantità di grassi e di lieviti che sono presenti nell'impasto e previeni chiaramente anche lo sviluppo e i gonfiori. A domani con un nuovo video. Sereno Natale a tutti, da Rudy. Pratici consigli per preparare il nostro intestino per questo nuovo Natale. Prendi nota e buon Natale 2018. Ciao da Rudy. I'm